Roson Park di Rennes, le squadre stanno per entrare in campo, le ultime piccole possibilità per la Lazio di qualificarsi ai sedicesimi di Europa League passano da questa partita, ma anche dal confronto che il Cluj disputerà in casa contro il Celtic. La Lazio deve vincere, deve sperare contemporaneamente in una vittoria del Celtic in Romania. Questa è l'unica possibilità che porterebbe la Lazio ai sedicesimi di Europa League. E allora esce Lazzari sulla fascia, l'ex Spal, la sua corsa, sbaglia il passaggio in mezzo, il recupero però da parte di Parolo, ancora Lazio sulla sinistra, il cross in mezzo da parte di Gioni, deve intervenire Gnamsi per anticipare proprio all'ultimo momento davanti alla porta Caicedo. Qui la Lazio è riuscita a costruire qualcosa, gioco fermo, calcio di punizione per il Rennes, prima fiammata della Lazio. Acerbi lungo l'out di sinistra, poi riesce a liberarsi del pallone, lo consegna di fatto a Lisilichi in mezzo all'area di rigore, il sinistro angolato, la parata di Proto che riesce a deviare il pallone in calcio d'angolo. Una cosa bella e una cosa brutta per la Lazio, questo disimpegno difensivo con Acerbi, uno dei giocatori migliori della Lazio del campionato italiano, a regalare il pallone a Lisilichi, che poi è andato con il sinistro a cercare una traiettoria angolatissima, pallone che è rimbalzato, che sarebbe finito in porto, forse sul palo. Comunque Proto, perfetto la sua lettura, il tuffo a mandare il pallone in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Rennes. Da destra c'è sempre Grenier sul pallone, svetta Marco Parolo, il pallone si impenna al limite dell'area di rigore, Boe prova a rimetterlo in mezzo e poi arriva la rete per il Rennes con il numero 21 Gnagnon, che è riuscito a toccare il pallone in porta, lasciato liberissimo lì dai giocatori della Lazio. Prima ha toccato Parolo, ma poi c'è stato quest'altro colpo di testa e alla fine Gnagnon è riuscito a eludere la marcatura tutta di fisico di Acerbi. Sì, ha toccato il pallone, non c'è fallo, però non c'è fallo sulla conclusione del difensore centrale del Rennes, una bordata con il destro 7-8 metri rispetto alla porta, anche angolata. Proto questa volta non aveva possibilità di intervenire, cambia il punteggio, si fa durissima per la Lazio. Adesso il Rennes è in vantaggio per 1-0 quando siamo arrivati al 31esimo. Sbaglia Vavro in uscita, regala un pallone a Dacuña, la conclusione, calcio d'angolo, deviazione di Bastos, ma rischia ancora tantissimo la Lazio. Ecco, si parlava dell'opportunità per chi ha avuto meno possibilità di giocare. Vavro, che cosa fa in questa situazione? Va via, regala il pallone al Rennes, Dacuña tira, non c'è stata deviazione di Bastos, mi sono sbagliato io, però pallone veramente vicinissimo alla palo della porta di Proto, occasione per il Rennes. Bastos sul pallone, si va a vedere intanto Lazzari sulla destra. Ti interrompo perché si complica sempre di più la storia per la Lazio. Il Cluj in vantaggio 1-0, diciamo dopo l'autore, 1-0 per i rumeni. Allora deve giocare per l'orgoglio la Lazio, perché le possibilità sono davvero ridottissime adesso di passare il turno, di arrivare a giocarsi i sedicesimi di finale di Europa League. La Lazio sbaglia, pallone regalato da Bastos, il Rennes è in avanti, va a giocare sulla destra con il terzino combo e va a cercare la conclusione alta di poco, grave rischio corso dalla Lazio con il disimpegno di Bastos, sbagliato il Rennes che è arrivato alla conclusione. Il tiro di Boe che ha andato alto, non di tantissimo rispetto, anzi largo rispetto alla porta di Proto, rischio per la Lazio. Altra pietra per la Lazio, perché adesso è arrivato anche il secondo gol del Cluj, quindi 2-0 contro il Celtic. Si tratta di salvare la prestazione, il risultato contro il Rennes, perché la Lazio è sotto per 1-0, sta meritando di perdere, una brutta Lazio, decisamente diversa rispetto a quella sfavillante del campionato. Il Rennes intanto attacca ancora con Te, la risposta da parte di Proto, poi Te cerca di mettere il pallone in mezzo, ancora Rennes, e questa volta ci dovrebbe essere posizione di fuorigioco di Te, che comunque ha concluso bene, e Proto
è riuscito a proteggere in maniera superba il proprio palo, a opporsi, a negare il raddoppio a Rennes. Caicedo viene anticipato, il Rennes riparte in attacco, pallone per te, lo lascia sfilare il sinistro, diagonale, para Proto, però poi c'è la ribattuta e il raddoppio per il Rennes, ancora con Gnagnon, difensore centrale, doppietta, è andato a seguire tutta l'azione, anche quella difesa della Lazio completamente sbilanciata. Te ha lasciato sfilare il pallone, ha potuto concludere con il sinistro, anche qui Proto si era difeso bene, nella maniera migliore, però Gnagnon aveva seguito tutto, è andato lui a ribattere in porta, la doppietta del difensore del Rennes, e la partita che si chiude in questo modo. 43esimo, Rennes 2 Lazio 0, ci saranno 5 minuti di recupero, il Rennes in vantaggio per 2-0 sulla Lazio, recupero inutile per la formazione di Inzaghi, che vorrebbe certamente che la partita finisse il prima possibile. Invece il Rennes spinge ancora in attacco, Grenier con l'esterno, allontana Falbo, il cross da parte di Grenier, provvidenziale il recupero di Falbo che allontana il pallone in fallo laterale, anche qui sbilanciatissimo ormai la difesa della Lazio, distratta, la chiusura perfetta però di Falbo, che è andato sul secondo palo ad anticipare Niang, ha mandato il pallone in fallo laterale. 4 interventi di Falbo, tutti da sottolineare. È finita anche la partita, quindi Cluj batte Celtic 2-0 e tutte e due nel gruppo E vanno ai sedicesimi. L'ufficialità, se ce ne fosse bisogno, perché comunque la Lazio sta perdendo 2-0 e non è mai stata in partita, ma questo chiude ogni ipotesi possibile, la vittoria del Cluj sul Celtic, con ipotesi possibile di qualificazione per la formazione di Inzaghi. Forse anche l'allenatore della Lazio si aspettava qualcosa di più dai suoi giocatori, si aspettava altre risposte, adesso ritornerà a pensare al campionato. Non è stata una bella figura anche per i tifosi della Lazio, che hanno sostenuto un lungo viaggio fino al nord della Francia, fino in Bretagna, per sostenere una Lazio che non è mai stata in partita. Finisce, ha vinto il Rennes 2-0. Il Rennes ha battuto la Lazio per 2-0 grazie alla doppietta del difensore centrale Gnagnon, prima rete del 31esimo del primo tempo, seconda rete invece nella ripresa quando mancavano 3 minuti al 90esimo. Rennes batte Lazio 2-0, Lazio eliminata dall'Europa League, brutta serata per la Lazio, sconfitta per 2-0 dal Rennes.